Quest'oggi l'assemblea della SECAM per la votazione del risultato di esercizio 2021. Sì, oggi dovremo parlare del bilancio appunto dell'anno 2021, che chiude con una perdita di circa 2 milioni di euro. Perdita che però non deve preoccupare, perché la società è comunque solida. È una perdita che abbiamo voluto mettere in evidenza perché è necessario purtroppo un riallineamento tarifario, sia per quanto riguarda l'idrico che per quanto riguarda i rifiuti. Una volta definite queste cose, la SECAM potrà continuare tranquillamente. Bisognerà passare anche attraverso una piccola riorganizzazione dell'azienda stessa, cosa che stiamo già mettendo in atto e che poi vedremo con i soci come portare avanti. L'aumento dell'idrico, si sta parlando di un 7% per l'anno in corso, quindi considerando che il consumo medio delle nostre famiglie è di circa 130 euro all'anno, per cui il 7% è un 10-12 euro all'anno, credo che sia sopportabile. E per quanto riguarda i rifiuti, anche lì bisognerà cominciare a ragionare su un riallineamento tariffario, lo stiamo già ragionando con i soci e poi vedremo di trovare, sicuramente troveremo un'intesa, insomma, ecco. Ma anche lì si parla di adeguamenti assolutamente modesti, insomma, quindi con una ricaduta sulle famiglie assolutamente accettabile, insomma. Parlava di una riorganizzazione aziendale. Stiamo analizzando la cosa, chiaramente abbiamo ereditato dal passato questa cosa, stiamo un attimino valutando, sicuramente anche attraverso una riorganizzazione del personale interno. I soci, per quello che ho potuto captare, daranno un'indicazione per l'assunzione di un direttore generale, il quale poi, una volta insediato, farà le valutazioni che riterrà, insomma, ecco. Però è chiaro, anche il direttore generale dovrà comunque rispondere al consiglio d'amministrazione, per cui diciamo che il controllo della società è sempre in mano ai soci attraverso il consiglio d'amministrazione.